Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Empire, che so che è molto seguita, molto ascoltata. Buongiorno. Ma oltre ad Enrico abbiamo un grande amico nostro e mio personale, lo voglio dire ad alta voce, parlo di Alfio Zappalà, direttore artistico della stagione teatrale Callipolis, che parliamo del Cineteatro Garibaldi di Giare, ma anche il Teatro Rex, ma in modo particolare del Cineteatro Garibaldi, quindi direttore artistico del Cineteatro Garibaldi. Buongiorno Alfio. Buongiorno Gianluca, buongiorno a te, buongiorno a tutti. E ben ritrovato, ben ritornato. Grazie, sempre con piacere. Allora, ci troviamo qua, lo diciamo subito, per parlare di uno spettacolo che domani, ricordiamo, sabato 19 novembre, sarà al Cineteatro Garibaldi di Giarre. Ci sarà un doppio spettacolo, il primo alle 17, il secondo alle 20:30, e stiamo parlando del La Roba, una novella importantissima del nostro Giovanni Verga, icona della nostra catanesità, noi Enrico, sicilianità, certo. Come vogliamo definirla? Ma certo, non solo, poi c'è la grande occasione del centenario della morte di Giovanni Verga, quindi proprio sulla roba, e della roba si sta scrivendo parecchio, si sta discutendo parecchio. Leggevo degli articoli sui giornali di ieri, di oggi, proprio relativa al concetto di roba che Verga cerca di far passare, di far capire, ed effettivamente il concetto di attaccamento alla roba non è cambiato, voglio dire, è mutata la tipologia di roba, però l'attaccamento al bene è ancora vivo, vivissimo ai giorni nostri, attualissimo. Quindi tra l'altro ricordiamo, con la regia di Guglielmo Ferro, quindi ha fatto sua questa novella facendola, trasformandola appunto in una commedia teatrale, comunque fa parte di questa tournée che è già partita da Modica, la scorsa settimana è stata al Teatro ABC di Catania, domani sarà a Giarre e poi continuerà per tutta Italia, Roma, tante varie tappe che portiamo anche questa catanesità, questa sicilianità in giro per l'Italia. Il tuo protagonista, Enrico, lo ricordiamo, è sì. Mazzarò. Don Mazzarò. Don Mazzarò, che è questa persona dove un po' fa uscire fuori delle caratteristiche anche presenti al giorno d'oggi, no? O magari l'avarizia. Sì, oddio, proprio l'avarizia non direi, perché lui più volte durante lo spettacolo dice: a me i danari contanti non importano, non mi interessano, a me interessano le braccia, i lavoratori, per tenere viva e conservare la mia roba. Quindi non c'è un fatto di avarizia, però la roba è tutto quello che lui ha nella vita, vive per la roba, e la roba, se potesse lei come entità vivere, vivrebbe per Mazzarò. Si sposano i due, ecco. E la novella, come tu citavi, è forse nel suo piccolo la più importante, perché Verga diventa famoso per il concetto della roba che ha in tutte le sue novelle, in tutti i suoi romanzi. Quindi se una novella si chiama La Roba è sintomatico, è il capostipite. Però è una novella di, saranno 7-8 pagine, quindi come si fa a trasformare una novella di 7-8 pagine, che altro non è che un inno all'attaccamento alla roba e al patologico attaccamento, la patologica affezione che c'è verso questa roba, trasformarli in uno spettacolo che duri quasi un'ora e tre quarti, ecco che la soluzione vincente da parte di Guglielmo Ferro, il regista, è stata proprio quella di inserire all'interno della novella, quindi questo grande feudo, questo grandissimo, immenso podere dove si svolge la novella, inserire dentro altre due novelle che sono quella di Ieli, il pastore, e di Nedda, Avarannissi. Quindi le vicende di Ieli e di Nedda confluiscono all'interno di questa masseria enorme, di questo podere feudo di Don Mazzarò, e lì c'è il completamento del concetto della roba e di altre due novelle che rappresentano gli accadimenti, i fatti umani
le vicende d'amore, di violenza. E diventano anche parte della roba di Mazzarò. Certo, no? Diventano tutte le vicende, in questo caso ripeto, Ieri e Nebbia vengono filtrati attraverso gli occhi e il beneplacito, l'assenso e il dissenso di Mazzarò. Quindi è stata una grande idea per rendere fruibile a teatro il concetto di roba, perché sennò sarebbe stato soltanto un inno poetico, capisci, alla bellezza della campagna, a così filtrata dagli occhi di Mazzarò, e la patologica affezione alla roba stessa. Si esauriva, poteva essere un monologo di una ventina di minuti, e invece con l'innesto di Eli il pastore, quindi è tutto ben shakerato, ne è venuto fuori uno spettacolo adesso. Perché noi attori viviamo del eterno dubbio: funzionerà, piacerà, commuoverà, farà divertire, farà ridere. Adesso invece, oggi, 18 novembre, parliamo con la certezza, avendolo già fatto per due fine settimana, venerdì, sabato e domenica, venerdì all'ABC, un altro fine settimana a Modica, che è stato un grande successo da parte del pubblico e da parte anche del pubblico scolastico, perché abbiamo fatto un matinee affollatissimo per le scuole, per i licei, e devo dire che i ragazzi hanno risposto in maniera sorprendente. È anche una cosa molto bella, perché i ragazzi che poi lo studiano a scuola, vederlo magari riproposto, rimane un concetto più impresso rispetto a quello che magari poi si studia sui libri. Allora facciamo una piccola pausa musicale e ritorniamo subito dopo. Ed eccoci nuovamente qua, dopo aver ascoltato Ninna Nanna di Mazzarò, canzone di Caparezza che magari non conoscono in tanti, però proprio incentrata sulla roba di Giovanni Verga. Giovanni Verga, grandissimo esponente del verismo, questa corrente letteraria presente ai fine dell'Ottocento, inizi del Novecento. Però un'altra cosa che vorrei dire è che, Enrico, tu non sei nuovo con Giovanni Verga, perché hai fatto anche altre opere, ovvero il Mastro Don Gesualdo, I Malavoglia, quindi anche lì ti sei cimentato sempre in altri protagonisti, in altre identità. Ecco, io vorrei sapere, in tutti questi protagonisti, che poi sono tutti diversi tra di loro, se vogliamo, quanto c'è di Enrico Guarneri? Ma guarda, io sono stato insignito del titolo di attore verghiano. Adesso non so se per carriera, avendo fatto, come dici tu, prima I Malavoglia, poi Mastro Don Gesualdo, o viceversa, forse prima Mastro Don Gesualdo, poi Malavoglia, ma non solo averli fatti, ma averli replicati centinaia e centinaia di volte in tutta Italia, da Trieste a Trapani. Quindi non so se è per carriera o è per resa, per temperamento, questo non te lo saprei dire. Quindi, o per entrambe. O per entrambe le cose. Io ti posso dire che ho una grande carriera di attore moleriano. Io ho fatto L'Avaro, ho fatto Il Malato Immaginario, ho fatto una grandissima Scuola delle Mogli, quasi sempre tutte con le regie di Guglielmo e qualcuna di Antonello Capodici anche. E mi dicevano: ma sei l'attore perfetto per essere un attore moleriano, con queste opere però trasposte in Sicilia, quindi è questo italiota, questo italiese che noi parliamo con la inflessione sicula, a volte sì, a volte in italiano perfetto, dipende. E mi dicevano: sei un attore moleriano, bravo, bravo. Ho fatto Pirandello e mi hanno detto: ma hai fatto molto bene, un Pensaci Giacomino, io ho visto un Tutto per Bene fatto da te. Quindi non saccio, o sono tutto o sono niente, non te lo so dire. Sì, però è vero, hanno lasciato un segno forte i lavori di Verga, perché Verga comunque, senza assolutamente nulla togliere a Molero, Pirandello, è una grandissima penna. I personaggi sì, sono diversi tra di loro, ma hanno comunque delle affinità, e io penso di essere riuscito a dare una cosa che non so se gli appartiene, però li rende accettabilissimi, dell'umanità. Nessuno penso possa essere del tutto e totalmente una roccia, una pietra, un sasso. Io penso che un po' di morbidezza ci sia
in tutte le persone, insomma, in tutti i personaggi. Io credo questo, poi comunque bisogna lasciar giudicare al pubblico, che è il giudice supremo in queste operazioni. Ti abbiamo visto anche al cinema e anche in TV tramite Mondalbano, ora a breve uscirà un altro film al cinema, se non sbaglio, dove sì, sei anche lì. Sì, è un cinema, è un film in due episodi. Io sono il protagonista del secondo episodio, Salvatore Grasso di Messina è stato il regista, ma è un'operazione che risale circa 4-5 anni fa, molto molto tempo prima del Covid. Quindi avevamo perso anche le speranze noi altri che il film fosse prima montato e poi che uscisse nelle sale. Solo qualche settimana fa sono stato contattato da Salvo e appunto mi ha aggiornato sulla situazione. Siamo stati anche in una sala dove lo hanno proiettato soltanto per noi, lo abbiamo visto. È simpatico, i buonisti, i buonisti. Tutto il tour, come hai detto tu poc'anzi, sia De Malavoglia che del Mastro Don Gesualdo, ti hanno portato anche al Teatro Quirino di Roma. Quindi sicuramente anche questa è una bellissima esperienza, portare la tua terra, la Sicilia, a rappresentare appunto queste novelle, queste storie. Io vorrei sapere così una tua, un tuo feedback su questa esperienza, su come è stato, perché comunque teatro è importantissimo, certo. E già comunque ci fa capire che il nostro Enrico Guarneri comunque ormai è un attore, è un artista a livello nazionale, la bandiera del teatro siciliano, è vero, in giro per l'Italia. È vero, sì, è vero. E devo dire che escono pazzi noi, loro escono pazzi per i lavori tipo Mastro, tipo Malavoglia o tipo La Roba, perché scoprono un pezzo di Sicilia arcaica, ma che appartiene all'immaginario collettivo un po' di tutti. Il Quirino è uno dei teatri più importanti d'Italia, più blasonati, ma non è certo da meno il Rossetti di Trieste oppure il Duse di Bologna. Voglio dire, giriamo i teatri più importanti d'Italia, anche al Manzone di Milano, portando questa sicilianità o sicilitudine, perché poi ci isola questo nostro modo di essere, e io lo dico adesso non so se dirlo con orgoglio o con un pizzico di rammarico, io dico che per arrivare a certe profondità di pensiero, di analisi, bisogna stare un po' isolati, non puoi fare vita mondana. Come disse una volta Edoardo, sono stato rimproverato di essere stato nella mia vita, dice Edoardo, un po' orso, di essere stato appartato, di aver vissuto spesso e forse troppo spesso per conto mio, ma se non avessi fatto così, come avrei fatto a scrivere 52 opere teatrali? Quindi quello che riguarda la sicilianità forse appartiene a questo tipo di pensiero, di concetto. La Sicilia non è assolutamente tutta da rifiutare o da gettare, come non è assolutamente tutta da abbracciare e da baciare, ma questo vale un po' per tutte le terre. I nostri difetti sono a tinte forti, ma lo sono anche i nostri pregi, quindi ci distinguono, ci fanno un popolo, il popolo siciliano. E devo dire che al nord amano quando le opere siciliane, di grandi autori siciliani, sono portate in scena così come vanno fatte, con una grande regia, scusate, con una grande regia, con grande interpretazione, e si innamorano e poi lo chiedono, vogliono la compagnia dei Guarneri, la compagnia siciliana verrà quest'anno, questo dicono i direttori dei teatri, e questo è quello che il pubblico chiede. E bisogna però con qualità, ecco, la qualità. Enrico, noi prima di arrivare alla parte conclusiva e quindi ricordare l'appuntamento di domani, io vorrei chiederti il tuo rapporto con la musica. La musica è la vita, la musica è la vita. Quando parliamo facciamo musica. A te ti risulta che c'è gente che sta per raccontarti una cosa e dopo 30 secondi non riesce più a seguire, perché è stonato, perché fa una cattiva musica, perché è monotono, perché gli manca la sua voce, le sue note non sono gradevoli. Quando sei per strada, no?
Senti, tutto è musica, la musica è... Se dovessero, beh, non lo dico io, lo ha detto Spielberg, se dovessero arrivare i marziani, come fai a comunicare con loro? Esiste un linguaggio? Magari dopo qualche anno sì, che ci accomunerebbe, ma inizialmente l'accogli con la musica. Gli mandi una musica di Bach e capisce, il marziano, l'alieno, capisce che sei amico, amico, perché la musica è dolce, la musica... Le frequenze, se mandi... 432 Hz... So. Mandi Wagner, c'è la musica tempestosa e si mette in allarme, certo, che cerca? Mi certo, vogliono certo. Assaltare, mi vogliono... Ecco, quindi la musica è tutto. È chiaro, poi c'è, come tutte le cose, c'è la musica di serie A, la musica di serie B, la musica di serie C fino alla serie Z, ma questo vale in tutto, vale per la pittura, vale per il teatro. Noi a teatro facciamo musica, no? Con la voce, con la parola, con il ritmo, con la cadenza, quindi musica è tutto, musica. Il testo teatrale è la partitura dell'attore. È la partitura dell'attore, lo spartito. Lo spartito. Allora, ricordiamo nuovamente l'appuntamento di domani, sabato 19 novembre, al cine, allo storico, io, Alfio, permettimi di dirlo, perché io da quando ero piccolo c'era il cine teatro Garibaldi. Anche per me, vale. Sì. Allora quindi, ero spettatore. Perché era del mio territorio, del nostro territorio, perché veniamo appunto da lì. E ricordiamo questo doppio appuntamento alle 17 e alle 20:30 con La Robba, della regia di Guglielmo Ferro e Enrico Guarneri, come tra l'altro permettimi, Gianluca, di ringraziare pubblicamente Enrico due volte. Primo, per aver accettato il vostro e il mio invito questa mattina ad essere qui in radio con voi, con noi, e secondo perché appunto domani a Giarre Enrico farà una doppia, che per un attore, comunque, soprattutto un attore protagonista, soprattutto un testo impegnativo, uno spettacolo impegnativo come questo, è una fatica non di poco conto, uno sforzo non di poco conto. Una volta Massimo Foschi, durante una riunione, insomma, disse: io ho fatto tanti lavori nella mia... Massimo Foschi, grande nome al teatro italiano, Giorgio Strehler, ci ho fatto tanti lavori della mia vita, ma nessuno può capire, se non lo fa, quanto sia, quanto possa risultare faticoso il lavoro dell'attore sul palcoscenico, perché tu lì sei vivo, carne, ossa, spirito, mente, sudi, fatichi. Ecco, allora, domani Enrico Guarneri farà una doppia fatica al Cineteatro Garibaldi di Giarre, che non è scontato che lo faccia, e quindi per questo io lo ringrazio pubblicamente, perché... io ti dico che non c'è di che, e tu te lo meriti, il teatro ABC se lo merita, e che comunque sappiate che Amnesty International si sta occupando della pace nel mondo, la fame nel mondo e il doppio spettacolo. Queste sono le tre cose da abolire. Ricordiamo poi anche, ecco, che nello spettacolo ci sono altri grandissimi attori di tutto rispetto, certo, ovvero Giampaolo Romania, Nadia De Luca, Francesca Ferro, Rosario Marcamata, Alice Ferlito, Alessandra Falci, Gianna Fontanarossa, Fontana Rosa, Giuseppe Parisi e Maria Chiara Pappalardo. Quindi mi piaceva citarli tutti, perché anche loro contribuiscono alla riuscita. È da notare che ormai difficilmente si portano in scena opere con 10 attori, 11 attori. Ormai vanno tutti per il monologo. Già quando sono in 4 si dice che sono famiglia numerosa. Quindi... Però, Alfio, prima di concludere, dobbiamo ricordare che nel cartellone Callipolis, bella città, qui sei stato bravissimo tu a mettere il doppio gioco di parole, sia per il significato, per la bella città, ma anche per la via Callipoli, che è l'unione, no? Un po' la congiunzione tra il Rex e il Cineteatro Garibaldi, c'è un altro spettacolo dove Enrico poi a fine, quasi a fine stagione, ritornerà. Chiuderò, sì. E chiuderà, e mi piace che vorrei che lo dicessi tu, lo annunciassi tu, e quindi parlassi dello spettacolo. Il 20 maggio, non è vero ma ci credo, di De Filippo, di Peppino De Filippo, con protagonista Enrico Guarneri e la regia di Antonello Capodici, chiuderà la stagione. Lavoro comico. Tra l'altro anche qui, lavoro comico. Comico, e qua c'è un altro tema presente al giorno d'oggi, ovvero la superstizione. Che non tramonterà quindi mai. E esatto, quindi anche qui sarà bello. Attualissimo. Tu, Enrico, ti divertirai molto, penso, in sì, questo. Sì, sicuramente, sicuramente.
Tra l'altro ricordiamo che anche questo è il secondo spettacolo, come tutti i spettacoli in cui, ovviamente tutti gli spettacoli in cui Enrico è protagonista, è una produzione del Teatro ABC di Catania, e anche ritengo sia opportuno e ho il piacere di fare un passaggio anche sugli sforzi che il Teatro ABC di Catania ha fatto in questi anni con i suoi produttori Mario Frello e Carlo Uteri, oggi anche onorevole e rappresentante della nostra categoria del mondo dello spettacolo in regione, quindi abbiamo anche questo valore aggiunto, e hanno fatto degli sforzi importanti per far arrivare queste produzioni che parlano del teatro siciliano, che sono la bandiera del teatro siciliano, grazie a Enrico Guarneri protagonista, in giro per l'Italia. E queste cose, anche questo, chi fa questo mestiere lo sa, non sono scontate, non sono facili, e quindi questi sforzi vanno riconosciuti, a ciascuno il proprio ruolo e il proprio lavoro. Tu devi sapere, Alfio, che un mio carissimo amico mi ha detto: voglio andare a vedere la roba di Enrico Guarneri a Catania. O ci si aspetta, perché il 19 è a Giarre. Bravo. Dato che è in zona, ha detto: aspetta che viene a Giarre, te lo vedi a Giarre. Esatto. E quindi è bello anche questo. Ricordiamo che comunque i biglietti ancora ci sono, si possono comprare, prendere in loco o anche online, perché ormai tutti online prendi i biglietti, quindi tramite www.liveticket.it/stagione-teatrale Gallipoli se prendete il singolo spettacolo, oppure anche l'abbonamento che abbiamo detto sì, lo scorso c'è ancora mese. La possibilità di fare l'abbonamento ai 4 spettacoli in programma al Cineteatro Rex a partire da gennaio, e soprattutto la vendita online, che hai fatto bene a ricordare, vale per i nostri amici radioascoltatori del vostro versante, diciamo, ionico messinese, quindi Taormina, Giardini e tutto questo territorio che magari ha più difficoltà a venire al botteghino, nonostante noi abbiamo tanti abbonati di Taormina in modo particolare, e colgo l'occasione per salutare i nostri abbonati di Taormina. Ecco, loro possono comodamente acquistare il biglietto per lo spettacolo di domani, ancora oggi, domani mattina ancora la vendita online è aperta direttamente sul sito della nostra biglietteria online Live Ticket, così hanno anche questa comodità e poi vengono direttamente in teatro a vedere il nostro Enrico Guarneri. Ricordiamoci che il prezzo è un prezzo accessibile, uno si passa una serata tranquillamente, poi si va a mangiare una pizza, si va a mangiare una cena, e noi vi ringraziamo per essere stati qua, ringrazio Enrico che a distanza di tempo l'avevamo intervistato, infatti ne parlavo anche ieri con Alfio qualche anno fa e lui ha mantenuto la promessa che sarebbe venuto. E come mi trovi dopo qualche anno, come mi trovi? Uguale. Stupendo, una persona eccezionale, io lo ripeto, una persona eccezionale, un'icona che rappresenta il nostro territorio. Grazie. Di cui noi tutti ne andiamo fieri, no Alfio? Assolutamente. Grazie.